prima tappa del Tour 2011 di Miss Muretto, il concorso nazionale più importante dell'estate, più esclusivo, l'unico concorso Mediaset. Siamo in diretta televisiva. Oh, questo è un applauso vero! Grazie! Oh, vai, vai, continuiamo! Dai, fino a domani, dai! Dai, 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 dai! Ci siamo? Cerchiere spara! No, no, meno, queste due cose! Corrida che ha trovato più plan del grilletto! Grilletto! Ah, ascolta dito! Sono disponibile per addio al nubilato! Esco dalla crostata! Rocco! È arrivato con una macchina meravigliosa, grandissima, gigantesca, sai, queste macchine tipo limousine, no? Stava seduto nel portacenere. Si faceva vento carbo prima cicca. Fabio d'Ancona? Vabbè, sta mancio, sbarco, all'estero, Ancona è estero. E che? Allora. Ciao Rocco! Qual è il posto più strano dove hai fatto l'amore? Sul letto! Sì, a me però non mi sembra tanto strano per gigolo. Sì, ma il letto era ancora esposto all'IKEA! Andiamo avanti! Allora, da Roma! Da Roma ci scrive Andrea di Milano! Da Roma ci scrive Andrea di Milano! Di Milano è il cognome! Ah! Oh! Ma sono tutti amici tuoi? Sì! Ciao Rocco, ho trovato su internet un video di mia moglie che fa sesso con 8 uomini. Cosa devo fare? Mandami il link! Emilio Fissaris! Piace sia inglese e l'arianese nelle scuole. Perché è carino, no? Quando entra l'insegnante, good morning! Bonjour! La passa dal gorbo! Non è male, no? Allora, dimostriamo a quelli che stanno lì, che se la sentono calda, che siamo più belli noi, anche perché un anfiteatro così bello voi non ce l'avete! Da dove vieni? Da Velletri. Da Velletri. Che vuoi raccontare? Una barzelletta? Che vuoi fare? Cantare. Secondo te, prego Maura, secondo te lui potrebbe andare in TV? Ecco, in questo momento le telecamere del regista Enzo Basile stanno riprendendo questa che sarà una delle puntate del tour quest'inverno in TV. Potrebbe andare in TV in questa maniera? No, benissimo. In un silenzio fatto per pregare. Uscita che è in camicia e cravatta del papà. Per lui è stato un anno meraviglioso. Io mi auguro che questo sia solo l'inizio, perché un altro dei miei cari fratelli, che insomma un'amicizia particolare, è un bene che viene proprio, è grande, perché è grande lui. Ma niente, mi serve sto gruppetto che fa anni 70 e sto chiamando a questo, sto Ronnie Maranga. Un grazie a Primo e Manuel Colonnelli che hanno curato le scenografie per quanto riguarda le bolle, i coriandoli, le macchine del fuoco, i campioni del mondo. Vieni qua Manuel, grande! Questo ragazzo è campione del mondo di fuochi d'artificio, vero? Ce l'abbiamo in Italia! E se tutto questo è stato possibile, è solo ed esclusivamente grazie a... Andiamo, andiamo! Marco Ciriaci! Grazie! Grazie! Donatella Pompadura! Grazie! Grazie a tutti, grazie Marco, hai fatto un ottimo lavoro, grazie Enzo, Yuri Lattanzi e nel project, grazie, abbiamo ringraziato tutti, ciao a tutti, buonanotte.